Amoni Aldo, 65, ragioniere, agente d'assicurazione. Giacomo, Bicerna, 35 anni, quasi 36, perito tecnico informatico, Scopino, punto. Stefania Filippone, 62, laurea, avvocato. Vittorio Frasconi, 66, perito elettrotecnico. Sono attualmente pensionato da 3 mesi. Nando Mismetti, 60, laurea in farmacia. Oggi faccio il sindaco. Elisabetta Piccolotti, 32, laurea triennale in scienze della comunicazione. Attualmente in cerca di occupazione. Fausto Savini, 46, architetto, architetto. Slogan del suo progetto politico. Fuori dai partiti per governare liberi. Dentro le scelte e fuori dai partiti. Per chi è ancora capace di sognare. Il coraggio di cambiare, pronti a governare. Sono le due facce della stessa medaglia. Il nostro slogan è una lista civica, progetto Foligno Nostra. Il futuro è già qui, con due parole d'ordine. Completiamo e innoviamo. Un passo avanti insieme alla Foligno che cambia. Ora puoi tornare a votare. Spiega ai ragazzi perché è importante votare, sia per le europee che per le amministrative. Votare è importante perché è un vostro diritto. I diritti bisogna acquisirli e farli. E poi votare significa anche partecipare alla città, al territorio, alle scelte della città e del territorio. Cioè, chi non vota, secondo me, non può reclamare perché non ha partecipato. Quindi bisogna votare, andare a votare. È un diritto ed un dovere di tutti i cittadini, ma soprattutto di voi giovani, di noi giovani, perché siamo tirati in ballo per esprimere una preferenza che possa decidere sul nostro futuro. Non andare a votare è un errore, punto e basta. Poi andare a votare, andate ed esprimete la vostra preferenza, a prescindere da quali siano le vostre idee, però andate a votare, ragazzi, veramente. Il voto non è solo un dovere, ma è anche un diritto. E poi chi non partecipa non lascia decidere ad altri. Allora, il voto è una cosa eccezionale, non bisogna perdere questo diritto e che poi è anche un dovere, perché ognuno di noi deve dire la nostra, perché è sacrosanto esprimere le proprie idee politiche. In generale, perché il voto è uno strumento fondamentale della nostra democrazia. La democrazia si basa sulla partecipazione e quindi votare, esprimere il proprio pensiero, dare un contributo, in questo caso per l'Europa e per la nostra città, è fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni, perché tutto quello che si fa soprattutto per chi viene dopo, per il futuro. Quindi le nuove generazioni devono partecipare, anche se in questi momenti io capisco che ci sono condizioni di disagio, di disaffezione che possono magari far prevalere il senso di arrendersi, e invece bisogna avere il coraggio di sfidare e di avere un progetto per la città e per l'Europa. È importante perché votare determina le condizioni della società in cui si vive e quindi se si vuole cambiare qualcosa necessariamente non si può stare a casa, bisogna scegliere. Un diritto che è stato conquistato con tanto sacrificio da chi ci ha preceduto e quindi va esplicato. Qui è un dovere e quindi come tale va esplicato ed è una scelta. Una scelta importante che va ponderata, vanno valutati i programmi dei candidati, vanno visti i programmi, vanno viste le idee, le proposte. È importante anche la partecipazione. Quali sono le sue proposte per la crescita e lo sviluppo dell'attività sportiva a Foligno e per gli sport minori? Allora, per lo sport noi proprio abbiamo fatto proprio un titolo per lo sport. Facciamo una ricognizione di tutti gli impianti che sono sul territorio. Verificata questa ricognizione di impianti sul territorio, andremo ad andare ad far gestire direttamente a tutte le società sportive. Gli sport minori che ci stanno, e già ci ho avuto una lamentela da altre società, gli sport minori li selezioneremo insieme e vediamo quello che possiamo aumentare oppure quello che possiamo vedere quello nello specifico. Quello che può fare l'amministrazione comunale è essere più vicina a tutte le associazioni che si adoperano per portare avanti la pratica sportiva. Ovviamente partiamo dalle associazioni calcistiche che è lo sport e continua ad essere lo sport più diffuso in ambito locale di Foligno, ma non bisogna dimenticarci di tutti gli altri sport. L'amministrazione comunale deve essere presente sui campi di gioco per trasmettere quelli che sono i veri valori di uno sport e che si stanno andando perdendo nel corso degli anni. Quindi noi abbiamo scritto: riscopriamo i veri valori dello sport, anima, grinta, cuore e passione, perché poi sono quelli che fanno la differenza.
Intanto trovare spazi, perché il più grande problema è la carenza di spazi. Parlo degli spogliatoi per il rugby, per la pista di pattinaggio. Ci sono degli sport che sono stati, sono figli di un dio minore, invece vanno valorizzati. Intervenire nelle palestre, ad esempio. Quindi bisogna, prima di tutto, consentire alle tante associazioni che sono preziose proprio perché avvicinano i giovani allo sport, consentire loro di avere degli spazi dove poter esercitare il proprio sport. Quindi, a parte che noi abbiamo progetti di portare lo sport nelle piazze. Allora, noi abbiamo sullo sport e tempo libero, abbiamo fatto un capitolo anche sul nostro programma amministrativo, è il punto 10 del programma. Sviluppare e coordinare le attività per l'utilizzo del tempo libero, privilegiando quelle che garantiscono aggregazione e coinvolgimento, formazione fisica ed intellettuale, con una particolare attenzione al sostegno delle categorie svantaggiate. Ma la nostra è una città che ha una grande ricchezza di associazioni. E da qualche anno tanti sport che fino a qualche tempo fa non c'erano, penso al rugby, che invece oggi sono una grande realtà. Quindi purtroppo combinando insieme crescita della domanda ma contemporaneamente riduzione delle risorse verso gli enti locali, qualche elemento di difficoltà ce l'abbiamo. Ma detto questo, abbiamo una buona impiantistica sportiva per quanto riguarda il calcio, abbiamo un centro sportivo di grande qualità, palazzetto dello sport, piscina coperta, piscina scoperta, stadio, e complessivamente c'è anche una ricchezza di impianti sportivi di privati, ma detto questo bisogna di più star vicino alla crescita degli sport minori, perché gli sport minori comunque sono magari una nicchia, ma questa nicchia è sempre crescita di qualità, crescita culturale. A Foligno sono migliaia i giovani che fanno sport, io credo che dobbiamo metterli in condizione di farlo sempre meglio e con più facilità. In particolare gli sport minori hanno bisogno di nuovi impianti, penso ad esempio al rugby che ha bisogno di un campo, al pattinaggio, a tanti altri che in questo momento non hanno una struttura adeguata. Noi ci impegneremo a realizzare più impianti possibili per questi sport e non solo ad ammodernare gli impianti tradizionali che sono per lo più quelli dedicati al calcio. Infine credo che lo sport vada diffuso nelle scuole con iniziative nelle piazze della città e magari con qualche finanziamento in più per organizzare tornei di livello nazionale e internazionale. Allora, ci sono molti sport a Foligno che vengono praticati in questo momento, cito alcuni, il calcio, il rugby, la ginnastica ritmica e artistica. Noi proponiamo lo sviluppo di questi sport attraverso la promozione del web, le nuove tecnologie e nello sviluppo dello sport praticato nella concretezza. Quindi dando spazio anche alla società, dando spazio agli insegnanti, valorizzando il merito, questo anche attraverso la cura delle strutture. Quindi noi cercheremo di rendere più trasparente possibile i contratti che vengono effettuati per la gestione degli impianti sportivi, per la cura degli impianti sportivi e dando spazio anche alle nuove associazioni che vogliono nascere e crescere per i nuovi sport, che in questo momento sono trascurati e che bisogna valorizzare appieno. Nella nostra città attualmente ci sono moltissime aree verdi malmesse. Se e come intende valorizzarle? Allora, nella nostra città è vero ci sono molte aree verdi. Una è un'area verde, quella dei Cinque Cantoni, che sta lungo il fiume Topino. Quella la voglio proprio riqualificare al massimo, solo però ed esclusivamente per prendere lì, andare al giardino con i bambini e passeggiare. Poi abbiamo un'altra area che è gli Ortolfini, che la vorrei leggermente modificare in quanto c'è una struttura ricettiva. Voglio modificare tutto quello che è una parte da Viale Firenze fino al Ponte San Magno, voglio modificare l'area del Topino, faccio una piattaforma per tutti gli eventi. E poi quella cosa più provocatoria e importante, l'idea di alla COP, ex sacrificio, un 30.000 metri quadrati di parco attrezzato. È venuto fuori ultimamente, sono usciti articoli
sui giornali di aree verdi lasciate così al tempo con l'erba che cresce e che diventa alta alta e quindi rimangono non fruibili da parte del cittadino. Innanzitutto allora la manutenzione è fondamentale, la manutenzione fa la differenza perché sosteniamo sempre che è la cura dei dettagli che fa la differenza. In secondo luogo abbiamo proposto in ambito di un punto all'interno del nostro programma che si chiama Città Animal Friendly la creazione all'interno di queste aree di spazi dedicati agli amici a quattro zampe così che possiamo rivalorizzarle riportando gente all'interno dei parchi o di queste aree verdi. Allora noi l'abbiamo messo nel progetto, cioè per il recupero delle aree verdi noi proponiamo che venga demandato la manutenzione ai residenti, magari con sgravi fiscali, in modo che siano i residenti che tutelano il loro territorio e valorizzano quel territorio. Noi abbiamo inserito proprio nel nostro progetto una parte importante di questo. Allora, le aree verdi è un dono che ci abbiamo. Queste aree verdi vanno in prima cosa al di là di valorizzarle con i parchi giochi, con delle cose arredate queste aree verdi. E però queste aree verdi devono essere pulite. Noi dobbiamo far sì che le società che lavorano per il comune, che fanno questi servizi, devono essere organizzate bene e quindi in modo da ottenere un risultato eccezionale. Intanto noi siamo una di quelle città in cui la percentuale del verde è tra le più alte nella media regionale. Anche qui abbiamo queste difficoltà nella loro manutenzione perché le risorse pubbliche sono comunque ridotte e qui dovrebbe scattare un nuovo senso anche civico di appartenenza dei cittadini. Cioè non pensare che l'area che ti sta di fronte a casa, siccome sta fuori del proprio confine, non ti appartiene. È sempre proprietà pubblica e quindi di tutti noi. Bisognerebbe ritrovare un senso di comunità e un coinvolgimento dei cittadini anche nella tenuta corretta delle nostre aree. Questo sarà un po' l'impegno che dovremo portare avanti nei prossimi anni. Credo che i quartieri abbiano diritto ad avere una vita sociale più sviluppata di quella che hanno oggi. I quartieri dormitorio non ci piacciono, per cui vogliamo fare delle piazze in ogni quartiere dove oggi non ci sono e avere cura delle aree verdi rendendole accessibili sia alle persone con cani sia ai bambini, quindi con dei giochi. Per farlo abbiamo stabilito di utilizzare il bilancio partecipativo. In ogni quartiere saranno i cittadini a decidere come utilizzare le risorse per fare le manutenzioni. Allora, noi abbiamo un progetto molto importante perché abbiamo individuato i soggetti che fruitori, gestori delle aree verdi, che sono il comune, i cittadini e le società partecipate che devono fare la manutenzione. Crediamo che ognuno abbia un suo ruolo importante, il comune è quello del controllo, le società partecipate devono fare il lavoro e spiegarlo nel miglior modo possibile, i cittadini devono avere una cura come se fosse casa loro, noi diciamo il comune è la casa dei cittadini. Nello stesso tempo però possiamo pensare anche a delle idee innovative. Per esempio possiamo far gestire a gruppi di cittadini o associazioni o a cittadini singoli anche degli spazi verdi in maniera che questa cosa possa avvenire in maniera solidale e partecipata. Quali sono le politiche economiche volte a creare nuovi posti di lavoro per i giovani? Nel nostro programma il primo punto è il progetto Crea ed incrementa lavoro. Crea lavoro tramite la formazione di start-up per nuove imprese attraverso i giovani. Incrementa lavoro con le imprese già esistenti, ci abbiamo messo 500.000 euro su questo progetto perché noi parliamo con le cifre, incrementa lavoro, tutte quelle imprese che aumenteranno il lavoro verranno scontato l'IRPEF e l'IMU proprietario dei fabbricati. Promette posti di lavoro, siamo nel 2014, questo non può e non deve più esistere. Quello che diciamo noi in ambito del settore lavorativo è uno slogan dove non prometteremo mai
nessun posto di lavoro, ma lotteremo fino alla fine per crearne anche uno soltanto. Ovviamente per noi la situazione lavorativa può ripartire dallo sviluppo del turismo, portando gente a Foligno che possiamo poi creare posti di lavoro. Quindi per noi il punto di forza è quello del turismo. Quindi invogliamo la gente a venire a Foligno e noi cittadini riscopriamo la storia di Foligno, perché veramente siamo in pochi a conoscerla. Il fondamentale è la realizzazione di una struttura, di uno sportello europeo, perché oggi i soldi si trovano in Europa. Quindi noi dobbiamo mettere a disposizione dei giovani tutte le conoscenze e le informazioni necessarie per aiutarli a sviluppare i loro progetti, ma metterli in condizione di intervenire nei bandi europei per ottenere delle risorse. Ma questo parlo per iniziative che vanno dalla cultura al turismo, ma anche all'agricoltura, perché abbiamo eccellenze che possono essere utilizzate e che non sono state a dover sfruttate. L'altro discorso è per creare lavoro, a nostro avviso ci vuole soprattutto investire nei giovani, quindi mettere in rete la scuola con le aziende per fare stage formativi, in modo che si possa utilizzare le esperienze di anziani per aiutare i giovani a queste iniziative. Allora, i nuovi posti di lavoro, noi una volta qui a Foligno ci avevamo la Cassa del Ragazzo, che era una cosa eccezionale perché formava dal punto di vista specialistico i giovani e dava poi l'opportunità di lavoro. Ma vogliamo fare due scuole fondamentali che oggi vanno di nuovo, è l'informatica, una scuola che quindi prepara dal punto di vista diciamo specialistico tanti giovani, quindi l'informatica, e la scuola sul risparmio energetico, cioè in modo da creare con queste due attività scolastiche di formazione i giovani su due campi in cui noi crediamo molto. Ma noi abbiamo un territorio, un tessuto economico che ha tenuto bene su una parte, che è la parte soprattutto della meccanica. Abbiamo subito pesanti difficoltà per quanto riguarda la filiera dell'edilizia, e l'altro pezzo però su cui noi dobbiamo sfidare il futuro è il turismo. Lì veramente noi possiamo giocare carte importanti, perché c'è una filiera importante, dalla cultura all'ambiente, all'enogastronomia, all'agricoltura tipica. In più abbiamo innovato con alcune iniziative concrete rivolte alle nuove generazioni, penso alle borse lavoro, finanziate in parte dal comune, in parte dalle imprese, ed è partito proprio da qualche giorno questa esperienza quasi unica in Italia del co-working, che fa una promozione di avvio alle professioni e mettendo a disposizione uno spazio di proprietà comunale, e lì veramente abbiamo visto anche questi giovani laureati che hanno trovato una loro collocazione e stanno cominciando a camminare per avviarsi al loro lavoro. Non credo a chi fa promesse di posti di lavoro. Io prometto però di metterci tutto il mio impegno e soprattutto tutta la mia intelligenza. Foligno ha bisogno di idee nuove, di stare sul terreno della sperimentazione, della competizione nazionale e internazionale per produrre lavoro. È per questo che credo che le aziende folignate abbiano bisogno di più tecnologia e più creatività. Le mie proposte partono per l'appunto dalla realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico alle imprese, di un laboratorio per la creatività applicata ai prodotti, di un polo per la progettazione europea per trovare i fondi e infine credo che dovremmo moltiplicare le esperienze come quelle del nuovo co-working, che è un ufficio condiviso dedicato ai giovani precari. Noi abbiamo puntato in questo momento sul turismo. Turismo perché Foligno è stata trascurata da tutti i circuiti nazionali e internazionali. Vediamo che l'Umbria si è sviluppata molto in questo settore perché abbiamo delle città piene di turisti, Assisi, Montefalco, anche la stessa Bevagna. Vogliamo portare al centro dell'attenzione anche questa città. Questo perché? Perché intorno al turismo si crea tutta una filiera del lavoro, sia sulle attività tradizionali come la ristorazione, l'alberghiero, ma anche sulla parte culturale, quindi guide turistiche, esperti di storia, esperti di cultura, quindi creazione di eventi, ma anche dal punto di vista della promozione, quindi web designer, grafica, tutto quello che concerne il lavoro dei giovani oggi. Teniamo conto anche delle attività tradizionali, quindi faremo una promozione anche di stage e di tirocini per quanto riguarda i lavori manuali. Sin dalla scuola cercheremo di incentivare l'incontro fra gli artigiani e i ragazzi, in maniera che chi non vuole studiare possa imparare un mestiere per entrare nel mondo del lavoro.
Io voto perché ho ancora una speranza. Perché la politica siamo noi. Perché è un mio diritto. Perché ci credo. Perché è importante. Perché è un mio dovere. Perché il mio voto conta. Se non fa scegliere agli altri. Perché amo il mio paese. Perché ho coraggio. Perché la politica siamo noi. Perché è un segno di protesta. Per cambiare le cose. Per liberare il futuro. Per un paese libero. Per far sentire la mia voce.